Molti monumenti storici dell'Ucraina sono stati distrutti nei 3 mesi successivi all'invasione russa, ma esperti culturali stanno lavorando per conservarne la memoria, utilizzando tecnologie all'avanguardia e scansioni 3D. L'ingegnere francese Emmanuel Durand è uno specialista nell'acquisizione di dati 3D e sta assistendo architetti ucraini ed esperti di costruzioni storiche per registrare edifici a Kiev, Leopoli, Chernihiv e Kharkiv. Lo scanner prende 500.000 punti al secondo. Solo su questa stazione, per esempio, avremmo circa 10 milioni di punti. Poi cambieremo le stazioni, gireremo per tutto l'edificio e tutto questo sarà messo insieme su un computer, come pezzi di un puzzle, ma in 3D. Ci sono 500 edifici a Kharkiv che devono essere classificati come patrimonio architettonico, la maggior parte dei quali si trova in un'area storica centrale che è stata bombardata e distrutta. Alcuni critici suggeriscono che è inutile documentare gli edifici storici in modo così minuzioso mentre la guerra sta ancora infuriando e la gente muore ogni giorno. Tuttavia gli esperti non concordano e si portano avanti col lavoro.